il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Posti esauriti al centro natatorio comunale d'Agradi per l'incontro con il ministro della difesa Roberta Pinotti, che questa sera era a Voghera per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Pierezio Ghezzi. Presenti tra il pubblico un nutrito numero di esponenti del Partito Democratico. Ad aprire il confronto il segretario cittadino Alessandra Bazzardi, che dopo un pensiero sulla giornata della memoria ha ringraziato Ghezzi per averle dato la possibilità di imparare sul campo in questo lungo viaggio pre-ballottaggio bis. Il centrodestra è ossessionato da noi perché ha paura di perdere, ha affermato Bazzardi, mentre per Ghezzi si è trattato di una campagna elettorale combattuta senza mai fermarsi. Ministro, buonasera, benvenuto a Voghera e so che è la prima volta insomma da ministro qua nella nostra città, in occasione ovviamente della chiusura della campagna elettorale del candidato Ghezzi, ha avuto modo nel pomeriggio di visitare alcuni luoghi molto importanti della nostra città, è così? Sì, mi hanno organizzato due visite importanti che ho molto apprezzato, il Sacrario della Cavalleria, ed è stato molto bello pensare che comunque un ufficiale di cavalleria abbia voluto qui in una chiesa che era persa invece ripristinarla, mettere tutti gli stemmi di cavalleria e creare un momento di ricordo per coloro che appunto sono stati, hanno servito la patria in cavalleria. E poi il museo storico, dove ho trovato davvero cose incredibili, non solo l'uniforme di Vittorio Emanuele II, ma la macchina in cui è stato ucciso Carlo Alberto dalla Chiesa, e ho trovato una signora e dei volontari con una passione incredibile per il mondo militare, per la storia del nostro paese, che tengono, ecco, con veramente una... mi ha colpito la generosità e l'amore per queste cose, anche in memoria di un marito che molto aveva dedicato a questi temi. Quindi una bella esperienza, un viaggio diciamo un po' nella memoria delle forze armate, ma anche un esempio di come l'impegno civico può rendere più ricchi i luoghi di residenza. Ha avuto modo di conoscere anche un po' di vogheresi questo pomeriggio, naturalmente le chiedo perché i vogheresi dovrebbero votare il signor Ghezzi. Guardi, io ovviamente ho subito interrogato tutti i vogheresi che ho incontrato per capire le caratteristiche, no scherzo, io penso che gli abitanti di Voghera debbano assolutamente votare Pierezio Ghezzi, che l'unico problema che ha è che ha troppe Z fra il nome e il cognome, quindi diventa difficile pronunciare. Perché? Perché è una persona con una grande passione civica, una grande passione per la politica nel senso vero della parola, cioè cambiare al meglio le cose. Un senso della trasparenza, della lealtà, della correttezza, che è quello di cui abbiamo bisogno nel nostro personale politico, tanto più quando ha un livello importante di responsabilità come sindaco, e ha delle idee molto innovative e interessanti per una Voghera che tutto sommato è legata più alla tradizione che anche all'innovazione, da Smart City ad altre idee che mi sembrano, diciamo, darebbero una spinta positiva. Però se dovessi dire il motivo numero uno sono le qualità umane. Qualità umane, sta usando dei termini importanti sicuramente, cosa significa per lei Ghezzi avere qua il ministro per la chiusura della sua campagna elettorale? No, ha due significati, il primo è che c'è un rapporto molto stretto tra il potere locale, l'amministrazione locale e l'amministrazione centrale, da sole non ce la fanno a svilupparsi, hanno bisogno dell'apporto del centro e il governo centrale credo che ci darà una mano nel momento in cui chiederemo aiuto. Il secondo motivo importante è che il ministro ha una responsabilità che per noi è, come dire, decisiva, che ha la responsabilità del progetto Esercito Strade Sicure. Quindi questo è un aiuto che può darci nel momento in cui, in caso eccezionale, okay, Voghera, il nostro territorio, avesse bisogno dell'intervento dell'esercito per la sicurezza. Io credo che questi sono i due elementi su cui dobbiamo puntare per avere l'aiuto del ministro. Grazie mille. Grazie. Per il candidato di centrodestra Carlo Barbieri arriverà questa sera a Voghera l'onorevole Maria Stella Gelmini.